caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Doppio Malto, la radio ad alta fermentazione, ed eccoci a questa nuova puntata di A Lumière di Candela, assieme al nostro Francesco Antonin. Salve a tutti. E io sono Jonathan Squillace, ecco. In questa nuova puntata andremo in Oriente. Sì, più precisamente in Giappone. A scoprire un grande regista qui. Un grande regista sviluppando il tema di uno dei suoi film più famosi, se non proprio il suo film simbolo più famoso. Certo, un film che è a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. 89, se non erro. Ed è un film del tutto inusuale. Particolarissimo. Molto molto particolare, nonostante ma in realtà anche ecco te. Un piccolo incipit, dire, cioè, parliamo appunto di cinema orientale, certo. E giapponese nel più specifico. Il fatto è che vederlo con gli occhi di un occidentale è sempre un po' difficile, bisognerebbe entrare proprio nella mentalità, nel concetto, perché è un cinema completamente diverso, assolutamente completamente diverso, che, nonostante i vari generi, certo, che ai nostri occhi, agli occhi di cinefili occidentali potrebbe apparire estremo a livelli estremo, sia da un punto di vista di questo film, per esempio, estremo nelle immagini, anche nei contenuti, oppure anche in altri film. Mi viene per esempio in mente, citando un grandissimo autore, sì, appunto, cominciamo da qualche regista, sì, che ha dato una firma, un attimo, qualche regista degli anni 90. Mi viene in mente un bellissimo film, questo completamente diverso, dal film che affronteremo questa sera, che è Dolce di Takeshi Kitano. Certo, grandissimo regista. Grandissimo regista. Ecco, Dolce è un po' l'esemplificazione di un cinema orientale molto calmo nello sviluppo della trama, a tratti anche, cioè, potrebbe apparire noioso, quasi flemmatico, esatto, e soprattutto la cura dei tempi morti, che è una bestemmia del cinema hollywoodiano parlare di tempi morti, certo, perché il cinema in America, ma comunque è abbastanza anche a noi, esatto, a livelli esorbitanti, sì, non c'è mai un momento un tempo morto, certo, appunto. Mi viene da citare così un flash Crank, che è la storia di questo personaggio sotto questa droga sintetica, che è un film, fotogramma dopo fotogramma, è di una tensione assurda, di non c'è un tempo morto. No, esatto, ecco. Esatto. In antitesi, diciamo che personalmente il cinema giapponese, un film come Dolls, mi piace perché lo ritengo una rappresentazione come della vita, perché alla fin fine c'è, cioè, ovviamente si dice spesso, no, frase fatta, la vita non è come un film. Invece il cinema giapponese, coreano, cinese, in certi momenti sono proprio spaccati di vita. Sì, infatti. Un altro film che secondo me esemplifica questo però è coreano, di Kim Ki-duk, è Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera. Sì. Film bellissimo, che se non erro, là un occidentale ci vedrebbe una moltitudine di tempi morti. Esatto, esattissimo. Però se partiamo dal fatto che la vita è un complesso di tempi morti, esatto. Ecco, quindi non è certo un film un film come Crank, appunto. Certo, e non è un film per tutti i palati, giustamente, perché c'è quello più quello abituato a vedere un certo tipo di cinema. E questo però, ecco, diciamo che siamo un attimo saltati su una tipologia di film un po' diversa da quella che è stasera. Certo, ma in realtà serve a capire anche la cultura, no, più che altro, esatto, perché bisogna entrare nella mentalità di una certa cultura per abbiamo capire. Parlato di Kitano, un altro regista Mi viene in mente, per esempio, già più vicino al regista di stasera, che è Shinja Tsukamoto, certo. Un altro regista è Takashi Miike, che è un regista molto inedito in Italia, perché effettivamente pochi film. È già abbastanza conosciuto, però diciamo non nel mainstream, ecco. No, negli Stati Uniti è molto conosciuto. Sì, beh,
Esempio, un suo film, Tsukiyaki Django Western, ha la partecipazione di Quentin Tarantino. E qua tutto esatto. un fra l'altro, perché... Tsukiyaki Django Western, per chi ci avesse ascoltato nella prima puntata, il nome Django dovrebbe dirgli qualcosa. È effettivamente un omaggio, se non addirittura vuole essere un prequel. Certo. Al Django. Tutto iniziò così. Esatto. In Giappone in realtà questa è una cosa però va va un attimo estrapolata, ecco. Certo. Ichi the Killer, vero? Un grande Ichi the Killer titolo. È uno dei suoi film più famosi. Fra l'altro nel cast di Ichi the Killer c'è anche Shinzo Tsukamoto, appunto il regista del film di cui parleremo questa sera, che sì. È un regista che si propone molto poi come attore nei suoi stessi film, come anche in, e diciamolo anche ormai il titolo, Tetsuo, ovvero in Italia conosciuto come Tetsuo l'uomo di ferro, che non è Robert Downey Jr. No, non c'entra tengo nulla, a ribadirlo, non è Iron Man della Marvel, giustamente. Esatto. E come tante personalità del cinema bis, anche Tsukamoto è qui non un personaggio a parlare di cinema gradi. Bis. No, esatto, è vero. Sbagliato. Perché è un cinema che va al di là del bis. No, diciamo che è propriamente cinema. Non è contato cinema bis, in realtà, cioè in Giappone è una pietra miliare. Certo. No, è che comunque Tsukamoto è una personalità a 360 gradi. Lui è regista, lui è attore, lui è direttore, sceneggiatore, quindi è una personalità molto molto interessante da scoprire. Sì. Ecco. Questo è un film che tocca vari punti del cinema, ma va oltre anche, cioè tocca la video art. Innanzitutto un piccolo cosa da dire, è il suo primo lungometraggio. Benissimo. Prima aveva fatto dei corti e dei mendometraggi, tra cui le avventure del ragazzo del paleolettrico, se non l'ho detto malissimo il titolo. No, dovrebbe essere dell'87, esatto, due anni prima. Mediometraggio. Ecco, appunto questo è il suo primo lungometraggio con cui sfonderà nel mondo. Certo. Ecco, adesso prima di addentrarci propriamente nel film Tetsuo l'uomo di ferro, assaporiamo questo sound. Esatto. We'll be right back.
questo era Red Shifting the Oceans, la canzone era Everything Left Unsaid, e questo è, diciamo, un esempio della musica che si può ritrovare all'interno del film. Il genere è l'industrial. Ricalca molto la esattamente, la esattamente. E l'industrial, breve accenno, nasce all'incirca alla fine degli anni '80. In concomitanza con il film. Fra l'altro. E poi però avrà fama mondiale nella seconda metà degli anni '90 grazie a un personaggio come Trent Reznor, ovvero i Nine Inch Nails, e successivamente ancora imbastardito più col metal con un gruppo come i tedeschi Rammstein. Certo, che continuano tuttora. Esatto, anche Trent Reznor. Certo. E ecco, l'industrial, parliamo un attimo dell'industrial. L'industrial è una musica che sì, prende, diciamo, dal metal un po', ma lievemente, e soprattutto è ricolmo di questi suoni elettronici ma che rimandano al meccanico per certi versi, cioè come rumori appunto di meccanismi di una fabbrica, qui appunto il nome industrial. Infatti, suoni fra l'altro a volte sgradevoli, disturbanti. Nine Inch Nails, infatti, hanno un suono reiterante, disturbante, continuativo nel tempo. Esatto. Allora, il film. Cominciamo già a parlare un po' del film. Allora, certo. Innanzitutto la trama è un pretesto per scene di sperimentazione cinefila. Esatto, esatto. E la trama è semplicemente questa. Si parte con questa figura iniziale di questo personaggio dentro appunto a una fabbrica che compie come una sorta di esperimento su se stesso, impiantandosi una barra di ferro, fra l'altro arrugginita, si vede soprattutto benissimo. Questo personaggio molto furbo, esatto. Insomma, che cerca di innestare esatto, all'interno della sua gamba questa barra di ferro, e subito dopo ovviamente, cioè, come si accorge della grande furbata che ha fatto, esatto. Comincia a correre verso la strada, la ferita si infetta, vermi che scorrono lungo tutta la gamba. Fugge e viene investito da una macchina. La macchina che è guidata dal protagonista, poi assieme alla ragazza, esatto, che è Tetsuo, appunto. Cosa succede poi, direte? No, semplicemente di punto in bianco Tetsuo comincia a mutare. Sì, infatti il personaggio iniziale muore apparentemente. Però non diciamo troppo. Diamo spoiler. Comunque questo personaggio apparentemente muore e Tetsuo comincia piano a mutare proprio in questa materia ferrosa, esatto, in questa perché lega. In realtà questo è il punto centrale, sì, il punto cardine di tutta la vicenda, e il metallo, sì, appunto. La mutazione che fra l'altro, giusto per citare, lui stesso si è definito il figlio di David Cronenberg, che è negli anni '80 un simbolo e anche poi è stato un simbolo appunto di questo cinema che parla di questa trasformazione fisica, sì, anche se Cronenberg con film come Videodrome oppure Existence sono forse i due che più di ogni altro film di Cronenberg entrano in questo argomento. Si hanno scavato. Lui rimane però sempre nella questione della carne. Sì, sì. La carne centrale. Long live the new flesh, come diceva James Woods nel film di Videodrome. Qui invece c'è proprio un cambiamento totale nel film di Tsukamoto. Qui si passa il confine dell'umano per entrare in un confine diverso. Sì, un confine anche indecifrabile. Sì, sì. Esatto, esatto. Ed è interessante che la pellicola è in un bianco e nero abbastanza molto sporco. Sì, molto sporco. Esatto, un bianco e nero che non è limpido. No, come tutto il film in realtà, cioè è sporco. Sì.
tutte le ambientazioni, gli stessi personaggi. Sì, cioè... sì. È fatiscente, esatto, se è mi permetti questo termine. Brado, giustamente fatiscente, anche perché cioè, è ambientato a Tokyo. Però non si vede assolutamente. No, Tokyo. Infatti ci sono alcuni momenti di ripresa all'esterno. Sì, che è molto videoclip. Esatto, perché c'è un uso feroce, io sostengo, della stop motion. Sì, c'è questa. Ci sono dei momenti infatti di stop motion continuativi che... Esatto, velocissimo, fra l'altro, tagli nettissimi uno dietro l'altro. Sì, sì. Beh, potrebbe essere benissimo il videoclip di una canzone, sì, un gruppo indie rock. Perché appunto Tsukamoto vuole sperimentare poi anche nelle inquadrature con un uso particolare. Non c'è mai un'inquadratura con, sempre la stessa prospettiva, sono tutte inquadrature diverse fra di loro. Questo da un punto di vista più prettamente tecnico. Da un punto di vista già più di contenuti, come dire, appunto, parlavamo della questione della mutazione, così, e va inteso appunto con l'occhio di uno spettatore orientale. C'è fortemente la questione dell'alienazione. Il Giappone, questo paese molto particolare, che vive di grande storia passata e grande storia attuale, però che contrastano quasi fra di loro, perché appunto i grandi feudatari, gli shogunati, gli imperatori, e l'immagine che tutti noi abbiamo adesso invece del Giappone, che è quella di un paese principe della tecnologia. Sì, e quindi pesantemente industriale. Esatto, ecco. anche. Quindi rimandi, c'è questo rimando anche. Ovviamente. E poi ecco, una cosa che mi è piaciuta particolarmente è la quasi assenza di dialogo. Dialoghi nel film. È quasi film. Un film muto. Sì, infatti sembra quasi che Tsukamoto si voglia buttare. Tu hai fatto questo paragone con Tempi moderni di Sì, allora io non che voglio. È un po' alla lunga, effettivamente sì, è molto personale come sì, cosa. È molto però... ecco, una cosa molto personale, però mi sembra la visione estrema dell'uomo con la macchina, con la meccanica di Tempi moderni. Esatto. Ribadisco, è una cosa, è una visione strettamente personale. È il bello comunque di Cima, l'interpretazione personale. Ed è il bello di Radio Doppio Malto che ci lascia. Tra l'altro, Tsukamoto stesso che fa una parte nel suo stesso film. Come dicevamo, 360 gradi esatto, di personaggio. Esatto. Fa una parte nel suo film, fra l'altro neanche una particina, proprio la parte del ragazzo, quello della prima inquadratura, che dopo si ripropone. Sì, non diciamo altro, ecco, esatto. Perché lo spettacolo. Altra piccola questione, l'erotismo, la forte carica erotica in questo film. Sì, che non è implicita, ma è esplicita. È esplicita, assolutamente esplicita. E difatti, anche qui non è tanto il corpo di carne, ma è la meccanica stessa che esplicita questo erotismo. E l'erotismo anche visto molto come pulsione. Sì. Un po' freudiana anche. Sì, sì, sì. Estrema. Esatto. Quasi un incontrollabile. Sì, sì. Quasi sì, incontrollabile. Irrazionale. Irrazionale anche, giustamente. Difatti ci saranno alcune scene. Molto forti. Che è uno spettatore occidentale. Magari fa un po' fatica a digerire. Ecco, qualche titolo parlando di Tsukamoto. Certo. Tempo purtroppo stringe, ci siamo un attimo dilungati. Allora, partiamo con appunto il mediometraggio che dicevamo all'inizio, Le avventure del ragazzo del palo elettrico, che poi è dell'87, Tetsuo dell'89, Iruko the Goblin del 1990, poi il secondo capitolo della trilogia di Tetsuo, sì, ovvero Body Hammer del 92, che lui rifarà con più budget, esatto, però non esatto, avrà il successo. È un remake più che un seguito, sì, esatto. Sì, sì. Tokyo Fist del 1995, Snake of June del 2002 e poi Azze del 2005 e Tetsuo the Bullet Man del 2009. Sì. Ora vi invitiamo a vedere Tsukamoto, i film di esatto, Tsukamoto, e vi rimandiamo alla prossima puntata con un film molto interessante. Questa volta parleremo di Aronofsky, il regista, sì, e il film sarà Pi greco, Teorema del delirio. Vi salutiamo tutti quanti, grazie per averci ascoltato da Radio Doppio Malto, a Lumiere di Candela, Francesco Antonini, Jonathan Squillace. Ciao! Ciao!